Presidente, a proposito del rating che è stato migliorato, una buona notizia che arriva da Moody's per l'Italia, siete soddisfatti o preoccupati comunque di quello che può essere poi il futuro a breve? Allora, noi siamo dei patrioti veri, quindi quando ci sono delle agenzie di rating che quantomeno non peggiorano le valutazioni sul nostro paese, siamo ben felici. Questo peraltro ci consola sul fatto di una cosa che sapevamo. Vi ricordate quando un Presidente del Consiglio più volte è andato in TV a Punti di Giorgia a dichiarare che avevamo un buco di bilancio? Abbiamo detto è una bufala, e quindi lo vediamo anche adesso con le agenzie di rating: non c'è nessun buco di bilancio. Invece c'è una reale preoccupazione anche delle agenzie di rating, che è quella nostra, sull'attuazione PNRR. Siamo in forte ritardo, c'è il rischio che non riusciamo a realizzarlo, e la nostra, le previsioni, quelle previsioni anche di bassa crescita, sono comunque collegate all'attuazione del PNRR. Siamo preoccupatissimi su questo, però il governo non ci ascolta. Per quanto riguarda la manovra economica e di bilancio, è inutile aspettarsi grandi considerazioni aggiuntive dalle agenzie di rating esterne, perché il governo dovrebbe, piuttosto che, come dire, sentirsi soddisfatto di valutazioni che ci stabilizzano da parte delle agenzie di rating, dovrebbe invece sentire tutte quelle categorie che non sente, a partire dai pensionati del pubblico impiego, a partire da mamme che addirittura pagheranno di più anche sull'IVA per quanto riguarda i prodotti di prima infanzia, a partire da tutti quei cittadini che dovranno sborsare 2 miliardi di nuove tasse, quando invece in questo momento tutte le banche sorridono perché hanno avuto la possibilità di sottrarsi a quella norma sugli extra profitti strombazzata a gran voce dal governo. Ma noi, ci sono alcuni punti che potremmo condividere, in particolare col PD stiamo lavorando sulla sanità, e quindi su questo cercheremo di convergere su emendamenti condivisi. Però stiamo preparando anche, alla luce di una settimana veramente molto impegnativa di audizioni con tutte le parti sociali, con tutte le associazioni di categorie, e noi in questo momento abbiamo un quadro reale del paese e non fittizio, non autoreferenziale, e sulla base di questo confronto stiamo elaborando proposte emendative. Dimostreremo che se hai coraggio e visione puoi assolutamente mettere a terra una manovra che genera risorse e le redistribuisce in modo molto equo, senza invece ricorrere a misure lacrime e sangue come questo governo. Ma un messaggio che francamente è in controtendenza, assolutamente in contrasto con quello che è il pensiero espresso dal ministro Nordio, in particolare il 5 dicembre 2022. Ha detto che lui non era per nuovi reati, non era per un panpenalismo. Invece abbiamo un Presidente del Consiglio e poi un governo che di fatto introduce a brevi intervalli di tempo nuovi decreti, disegni di legge con nuovi reati, e di fatto pensa di affrontare il problema diffuso dell'insicurezza con delle nuove fattispecie di reato, quindi soltanto con il volto repressivo, ma non riuscendo invece a introdurre norme di prevenzione, affrontare le vere cause del disagio sociale, dell'insicurezza che stiamo vivendo. Invece bene le norme per quanto riguarda le forze dell'ordine, chiediamo che siano questi aumenti per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, questi finanziamenti anche per quanto riguarda lo straordinario sono dovuti, e speriamo che siano consistenti. Male invece per quanto riguarda carenze di organico delle forze di polizia, che rimangono scoperte, su questo non c'è stato nulla. Guardi, io non credo che questa sia una previsione, una norma risolutiva, anzi sembrerebbe quasi voler suggerire un po' provocatoriamente un messaggio alle forze di polizia che, quando non sono in servizio, continuino a lavorare per il bene della comunità. Peraltro loro gli interventi li fanno comunque, ma non mi sembra che questa sia la soluzione ai problemi che abbiamo. Noi abbiamo la responsabilità come forza politica di promuovere un dibattito pubblico al quale invitiamo anche le altre forze politiche, anche gli altri partiti, tutti gli imprenditori, tutti gli stakeholder, gli esperti, filosofi, scienziati. Dobbiamo discutere tutti insieme, perché le opportunità sono tantissime. Addirittura quella generativa può creare, determinare un incremento del PIL pazzesco, ma nello stesso tempo ci sono tanti rischi per quanto riguarda ricadute occupazionali. Dobbiamo subito intercettare la formazione di nuove figure professionali, perché chiaramente si perderanno anche dei posti di lavoro, e dobbiamo dirlo subito. Inoltre c'è un problema di tutela dei diritti della persona e della qualità della nostra democrazia. Ne parleremo adesso più dettagliatamente. Grillo ha interrogato la realtà virtuale, o meglio il suo avatar. Gli abbiamo chiesto se è stato più chiaro di quanto avesse affermato in precedenza, no? Aveva fatto quella battuta sul fatto che lei
si capiva poco e quindi era un perfetto politico, le ho chiesto se è meglio l'avatar o no. E che cosa ha risposto? Mi ha risposto lo preferisco dal vivo. Allora vado dal vivo. Ah no, a questo proposito faccio anche una battuta. Suggerirò adesso a Grillo un messaggio comunicativo, un suggerimento comunicativo. Guarda che quando vai in TV e parli al grande pubblico conviene dire prima, guardate che sto abbracciando il gusto del paradosso, guardate che adesso inizia l'ironia, perché molti commentatori non l'hanno capito. Esiste un piano strategico nazionale per il controllo dell'intelligenza artificiale? Siamo per questo che stiamo facendo questi incontri. Ne abbiamo assolutamente bisogno e abbiamo bisogno di lavorare con gli esperti.